Ciao a tutti, bentornati su MotoGP 24. Siamo alla terza gara, siamo ad Austin in Texas e siamo pronti a fare la sprint con il nostro Gino Tinfilo. Insomma, sempre lui. Intanto parto subito col farvi vedere l'assetto. Un attimo, che caro, sì, che carico questo qua. Sospensioni. Anche qui in questo caso, ve lo ripeto come ho detto nel video scorso. I setup che faccio non sono per niente probabilmente buoni. Perché li faccio a sentimento. Quando vedo che la moto inizia a essere stabile nella guida e che mi trovo bene, vuol dire che ci ho azzeccato. Però ognuno ha il suo stile di guida, quindi non so, magari a voi non va bene questo setup. Comunque ve lo faccio vedere lo stesso. Carburante, la sprint, lunghezza gara 4 giri, mi sa che non serve che sia pieno. Cioè, io vorrei riempire giusto giusto per i 4 giri. Non è come in Formula 1 che ti fa vedere. Vabbè, peccato. Cambio, qui il cambio è tutto uguale, mi pare. Qui non ho toccato niente, mi sembra, non mi ricordo comunque. La geometria del veicolo è questa. E le gomme. Io quasi quasi la sprint la rischierei con doppia soft. Poi in gara la media, magari. Però la gara la farei quasi quasi doppia soft perché ho fatto un long run con gomma soft, con anche che erano anche già consumate dalla sessione prima, e ho fatto più giri rispetto a quelli che ci sono adesso nella sprint, quindi non lo so. Io ci provo, dai, chi se ne frega, non abbiamo niente da perdere. Questa pista qui è sempre un po' difficoltosa. Qui come disco, ancora una volta non ho messo quello che mi consiglia lui, ma ho messo il 340 standard. Non chiedetemi perché, però mi trovo meglio con questo. Proviamo. E ci siamo pronti, speriamo che le soft durino. Speriamo di riuscire a fare bene il serpentone. Sempre molta fatica lì, attenzione qua, proviamo dall'interno, stiamo tutti interni, andiamo alla caccia di bezzecchi. Ok, arriva il punto difficoltoso per noi, ma attenzione, sorpassiamo bezzecchi proprio qua, però poi facciamo male queste ultime due curve. Lungo qua e ecco già subito il primo warning. Ho messo tolleranti per questa gara. Però comunque il primo warning ce lo siamo già presi. Ok, adesso abbiamo Bastianini dietro, attenzione. Qui questa staccata molto buona, buona, dai. Ah, lunghi qua. Attenzione qui, pericolo. Sempre arrivato un po' lungo. Difficile questa pista. Infilo si è qualificato con un tempo di 2 minuti 4 0 e qualcosa. Ma gli altri non sono troppo lontani comunque. Bisogna riuscire a essere già a fermarsi prima di arrivare allo scollinamento, praticamente, perché altrimenti la moto si ribalta in avanti. Se stai frenando troppo, mentre sei sulla parte di scollinamento, ecco. Non so se mi sono spiegato, probabilmente no, però vabbè. Sono concentrato a guidare, non so neanche io cosa sto dicendo, quindi se non fateci caso se parlo male, se sparo delle cavolate. Perché non ho, in questo momento non ho la testa collegata
a quello che dico. Attenzione qui, Bastianini dall'esterno ci prova a farsi vedere, adesso interno. Attinfilo resiste, poi ancora qui ci prova di nuovo Bastianini. E non ha tutti i torti perché è stato un po' lento qua. Attinfilo. Teniamo d'occhio la benzina. Va a chiudere qua. Infilo per evitare che qualcuno si infili. Le gomme sembrano poter arrivare in fondo. Attenzione qui Bastianini, ci prova ancora dall'interno, si tocca ancora una volta con Tinfilo. Lascia scorrere la moto qua. Un po' lungo qua. Può fare molto meglio di così, Tinfilo. Sì, assolutamente. E lo ha dimostrato nelle prove, nelle qualifiche. Prova dall'interno adesso Bastianini, resiste dall'esterno, ti infilo ancora una volta. Malissimo qua questo serpentone, lo fa malissimo, ti infilo. Contatto con Bezdecchi che cade. Quel contatto con Bezdecchi a quanto pare per gli steward tutto regolare. Contatto di gara. Ma intanto Bastianini però si è preso la prima posizione, sta scappando. Staccatona. Resta comunque lì Bastianini, non scappa via troppo. Però dopo questo ci sarà solamente un giro per tentare di riprendersi la prima posizione. Qui largo Bastianini. Devo approfittare per avvicinarsi, ti infilo. Serpentone, concentrato, massima concentrazione per farlo bene. Non fatto proprio benissimo, ma sicuramente meglio del giro precedente. Probabile che Tinfilo abbia un'occasione in fondo a questo rettilineo. Cerca di largo. Ah, un po' lungo, arriva lungo. Incrocio con Bastianini. Attenzione qua, potrebbe riprovarci l'infilata interno, niente.
ormai forse fatta per Bastianini, difficile che Tinfilo riesca qua vicinissimo e niente, seconda posizione per Tinfilo, si deve accontentare in questa sprint. Un giro di rientro, vediamo insieme la classifica finale della gara appena conclusa. A ricevere i migliori piloti di questa sprint fantastica. E ci siamo pronti per questa gara di 7 giri dopo una sprint in cui Tinfilo è arrivato in seconda posizione. Resta largo qua Tinfilo perché sa che all'interno arrivano tutti a fionda. Cerca di resistere qua su Bastianini. Qui passa anche Bagnaia, ma poi va lungo, male. Quindi Bagnaia ne riapprofitta per ripassare a sua volta. C'è anche Bastianini lì che prova, ma resiste in questo caso vicino Tinfilo. Si guarda indietro Bagnaia. Qui staccatona profonda di Tinfilo, un po' lungo. Intanto Marquez e Pecco prendono un po' di margine. Vediamo se Tinfilo ne ha per rimanere comunque lì con loro e non farli scappare. Pista molto difficoltosa anche questa insieme a Portimão per Gino Tinfilo, che probabilmente non sa scegliere quale sia peggio tra le due. Ma comunque nessuno si aspetta niente di incredibile da Tinfilo, ha già fatto tanto fino adesso. Nessuno si aspettava una prestazione del genere alla prima stagione in MotoGP. Male qua. Tanto Pecco ha sorpassato Marquez. Ah, qui scoda la moto. Rimbalza un po', fa perdere un po' di tempo. Sempre in difficoltà qua, sempre in difficoltà Tinfilo. Però va a lungo. Quasi un secondo di distacco da Marquez e Pecco. Anzi, da Pecco sicuramente più di un secondo. Scoda Marquez in staccata. Mamma mia, qua rischio, pompa al posteriore. Bello qui, bella traiettoria in filo. Thank you.
infatti in filo 2 minuti 4 secondi 490, buon giro, quasi come nella qualifica. Sente però il rumore dello scarico di Bastianini, si preoccupa un po', infatti Bastianini è quello qua che spunta leggermente dietro. Qui la prende larga. Staccatona, però questa volta non va largo come prima, ma comunque non perfetta. Adesso diventa un secondo il distacco da Marquez, non riesce a guadagnare ancora. Scoda Marquez, rischia. Qui bella traiettoria di Team Filo. Cerca di rimanere aggrappato al podio. In questa fase si è avvicinato un pochino Team Filo a Marquez e ha guadagnato quasi mezzo secondo. Va lungo, attenzione, Marquez va lungo, occasione per Team Filo per riagguantarlo. Peccato che adesso arriva proprio il settore, il primo settore, quello tremendo per Team Filo, in cui non riesce proprio a guidare. Anche se questa volta forse, attenzione, nettamente meglio di prima, si avvicina tantissimo Marquez. Forse sembra un pochino in difficoltà. Però attenzione perché si sta comunque portando con sé Bastianini. Quindi Bastianini ne ha decisamente per arrivare anche lui ad attaccare Marquez. Staccatona, non prova a fare una staccata profonda per passare Marquez in filo. Assolutamente, dice no, troppo rischioso, preferisco rimanere in piedi. Attenzione, si fa vedere qui Bastianini che forse va un pochino lungo. Attenzione qua. Marquez continua a sembrare in difficoltà, ma comunque anche Team Filo non è che stia molto tranquillo. Infatti Bastianini, eccolo qua ancora una volta. E anzi, Marquez adesso prende un po' di margine forse. Qua primo warning,
primo warning per team filo, che tra l'altro riduce anche un pochino il freno motore. Tiro proprio disperato, non riesce a raggiungere Marquez. Sempre malissimo queste curve, malissimo proprio. Siamo al penultimo giro, così ridendo e scherzando. Esce forte da qui però team filo, potrebbe avere poi un'occasione in fondo a questo rettilineo, se non già qua, dice spostati a Marquez e passa. Tutto regolare secondo la commissione, fa passare anche Bastianini. È regolare sì, tanto è abituato a farlo anche Marquez, quindi lo possiamo fare anche noi queste cose. Poi se queste cose qui le ha fatte Binder nella gara scorsa, le possiamo fare anche noi, tranquillamente. Tanto qua Bastianini prova, ma chiude la porta in faccia. In filo. Qua Bastianini prova dall'esterno, ma c'è il contatto, chiede scusa Bastianini, ma intanto il danno è fatto. Ultimo giro, inizia adesso, cioè è già iniziato da un po', però me ne sono reso conto adesso. E ancora una volta qui malissimo, favorisce sicuramente il rientro di Bastianini, continua a farsi vedere. E qua si prova e passa per ora. Qui dall'interno si butta Gino, ti infilo, porta a largo Bastianini che potrebbe incrociare, ma forse non riesce. Non ci è riuscito, resta dietro, forse qua in staccata potrebbe provare a entrare. Chiude la porta. Attenzione, piccolo contatto tra i due, le ultime scaramucce. Sicuramente Gino Tinfilo vorrà vendicarsi per la sprint.
tiro largo, qua ti infilo, ultimi metri, e vince, vabbè, è arrivato secondo, batte sia Marquez che Bastianini, va bene così. Anche questo weekend Gino Tinfilo si accontenta della seconda posizione, va bene così, piuttosto di finire in terra, va bene così. Ok, allora in campionato piloti adesso siamo a più 25 punti da Martin, quindi abbiamo guadagnato parecchio, anche perché lui non ho neanche fatto caso lui dove è arrivato, comunque abbiamo guadagnato un bel po', buono, anche se siamo arrivati secondi, va benissimo così come ho detto prima. Parco chiuso con i primi tre classificati, questo ragazzo potrà essere un po' deluso per non aver vinto, ma il suo è un secondo posto che lascia la consapevolezza di essere competitivi per il futuro. Ecco, salire sul podio, i primi tre piloti classificati sono stati tutti e tre veramente bravissimi, ma è festa per Bagnaia che ha messo il suo sigillo sul Gran Premio, una gara fantastica, Pecco è felicissimo. Bene ragazzi, buono così, un'impresa. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo alla prossima gara, ciao a tutti.